Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro e l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in piazza Indipendenza, Castrovillari. Il Barça si riprende il trono e allunga sulla seconda in classifica, staccata ora di due lunghezze. Continua il periodo no dell'Olympiacos, sconfitta anche dalla Red Bull. Dinamo Pollino e All Blacks non si fanno del male, Di Falchi ritornano alla vittoria sul fanalino di coda alle contrade. Capolista indiscussa nel girone Villarum invece si riconferma la Bianchino, che spazza il Brescia Club subito dietro l'Emperor ed Etero Jeans, ma anche il gruppetto costituito dal Bayer Leverkusen, la Red Devils e di Bestioni. Questa è la sintesi della nona giornata di andata, ma passiamo ai dettagli. Il Barça senza problemi e senza patemi abbatte il Napoli per 3-0, ma perde nuovamente Covelli, nuovamente infortunatosi. In cattedra il solito Paduano, che trascina i blaugrana in vetta solitaria della classifica. Ennesima figuraccia dei gialloblu di Ali e Donato, infatti l'Olympiacos subisce la quarta sconfitta consecutiva in campionato e non riesce ad allontanarsi più dalla zona retrocessione. Carnefice di turno la Red Bull, che si impone per 3-2 grazie ad uno scatenato Groccia, autore di una doppietta. Termina 1-1 il match tra Dinamo Pollino e All Blacks, tricolori che impattano dopo il pari della settimana scorsa con la capolista e restano saldi nelle zone che contano. All Blacks sempre in scia con una classifica tranquilla. Ritorno al sorriso i Falchi, che domano le contrade seppur di misura. La squadra di Mr. Zeman Falcone muove la classifica e si allontana dalla zona rossa. Tutt'altra musica nel girone Villarum, dove padroneggia a suon di gol e di vittoria la capolista Bianchino, secco e perentorio 3-0 ai danni del Brescia Club e leadership consolidata sempre di più. A seguire e non è da meno l'Emperor, che cala il tris ai danni di un Bayer Leverkusen da due volti nel corso di questo campionato. 3-1 il risultato finale, che proietta i ragazzi di Di Mare in seconda posizione solitaria. Poker invece è quello servito dall'Etero Jeans ad un San Vito sempre più deficitario ed impalpabile. 4-2 per i ragazzi di Patron Capano, che risalgono la china fino al terzo posto. Perdono inaspettatamente di malo modo i Bestioni, travolti dall'ondata di calore dei fornai. 3-1 il risultato del campo. Questi risultati alla nona giornata. Girone Castrum, il Barça batte Napoli per 3-0, Red Bull Olympiacos 3-2, Dinamo Pollino All Blacks 1-1, i Falchi battono le contrade per 2-1. Girone Villarum, Bianchino batte il Brescia Club 3-0, i Fornai Bestioni 3-1, Etero Jeans San Vito 4-2, Emperor Bayer Leverkusen 3-1. Questa è la classifica, girone Castrum, Barça in testa con 18 punti, segue il Bayern Monaco a 16, Red Bull a 14, Dinamo Pollino e All Blacks a 13, Falchi 10, Napoli 8, Olympiacos 6, le contrade meno 1. Girone Villarum in testa la Bianchino con 18 punti, Emperor con 16, Etero Jeans 13, Bayer Leverkusen Red Devils 12, i Fornai 11, Bestioni 9, Brescia Club 6, San Vito 0 punti. Prossimo turno, Napoli Falchi, Red Bull All Blacks, Bayern Monaco le contrade, Olympiacos Dinamo Pollino per il girone Castrum, per il girone Villarum, San Vito Emperor, Bianchino Bestioni, Red Devils i Fornai, Etero Jeans, Bayer Leverkusen. Classifica dei cannonieri, girone Castrum in testa, Covelli del Barça con 20 gol, segue le Prantel del Napoli con 13, Mazza dell'Olympiacos con 12. Girone Villarum, Martino Bayer Leverkusen con 18 gol, Martino del San Vito con 14, Spatola del Brescia Club 12 reti.